Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per un tutorial sul discorso tasti, movimentazione assi e quindi per muovere bene gru, caricatori frontali e varie. Sistemeremo come secondo me va sistemato il tutto, ma vi lascio appunto la traccia per come anche arrangiarvi da voi nel sistemare al meglio i mezzi. Per prima cosa vorrei fare anche un breve excursus sul discorso comandi da tastiera. Li hanno divisi questa volta quindi in giocatore e movimento giocatore, ma li tralasciamo. Sul discorso veicolo c'è poco da vedere, vorrei solo ricordare ad esempio, più che altro, più che sul veicolo, ripeto, sul discorso attrezzi velocissimamente, che c'è sempre stato il control più V, che alza e abbassa tutti gli attrezzi attaccati. In più qua diciamo che hanno preso e si sono inventati, dopo aver visto mod di Royal Modding, CTRL B e CTRL X per attivarli o disattivarli tutti, per ripiegarli tutti, eccetera. Sono, come dire, dei comandi che andrebbero visti, perché so per esperienza che tanti anche negli scorsi capitoli non si sono mai degnati di leggere la lista e si sono persi, diciamo, delle combo secondo me molto comode. Ma detto questo, arriviamo dove vogliamo arrivare col discorso movimentazioni. A noi ci interessa il caricatore frontale, il discorso gru, gli assi e le voci sono tante e come vedete qua ve le mettono sia con il tasto da tastiera, diciamo, quindi vi dicono che abbassa braccio gru e il tasto N per esempio, oppure solleva braccio gru 2 maiuscolo sinistro più J, ma le stesse cose di solito le fate anche col mouse. Quando vi dico sinistro a destra ovviamente è il tasto del mouse, e Y con il meno è l'asse, quindi significa devo tenere premuto il tasto sinistro del mouse e muovere il mouse, diciamo, sull'asse Y, quindi diciamo verso di voi, lo tirate verso di voi il mouse. E stessa cosa qua, invece lo spingete lontano, e quando vedete X ovviamente è spostarlo, diciamo, a destra o a sinistra in base al segno. Poi magari alcuni sono comunque invertiti, ma li capite. Quindi poi, per chi è interessato appunto in questo momento, siamo qua apposta, andiamo a vedere il discorso degli assi con i joystick. Come sapete io ne ho due, proprio due cloche, diciamo, i Logitech Stream 3D, che li ho da 10 anni in pratica, comprati separatamente perché mi arrangiavo prima con uno, dopo ho detto dai prendiamo anche l'altro, e consiglio mio intanto è separare le colonne, nel senso se ne avete due tenete il comando, assegnate il comando al joystick di sinistra come ho fatto qua, ecco qua è già più chiaro sul discorso gru, e lo assegnate sul joystick di sinistra e lo tenete in questa colonna di sinistra, mentre gli assi e tutto quello che assegnate al joystick di destra lo tenete da questa. Cambia nulla, potreste anche metterlo qua, questi valori qua, assolutamente, però ve lo dico come piccola nota e per mantenere un minimo d'ordine. Quindi, con un intro un po' esteso, diciamo, sul discorso tasti, comandi, assi, cosa ci serve? Di solito io mi prendo in partita i mezzi originali, ovviamente, anche se ci fossero 40.000 mod uscite ora, io prendo tutto quello che c'è di originale perché mi baso su quello. Poi se la mod uscirà dopo e, come dire, funzionerà e avrà la stessa mappatura degli assi come il gioco, bene, altrimenti modificherò la mod tramite XML. E quindi il gioco per me diventa il punto di riferimento. Quindi di solito mi prendo un veicolo con un caricatore frontale, che può essere un trattore, ma in questo caso ho preso la Schaffer, e ho preso anche un attrezzo, lo vediamo qua, la benna mordente, che così anche quella si riesce ad assegnare un tasto per aprire e chiudere e vediamo se c'è o meno conflitto. Poi la seconda cosa che prendo di solito, l'ho spostata là solo per comodità, è un qualcosa inerente alle gru, di solito forestale, per vedere la pinza, il braccio, l'estensione e tutto quanto. Infine va visto anche il discorso telescopici, perché di solito hanno assi diversi e strani sul discorso sfilo, e poi qualche stranezza per vedere come funziona, e quello appunto è nella figura del muletto in questo caso, perché ha molte possibilità di muovere
allargare, stringere le forche, spostarlo lateralmente, insomma ha diversi movimenti. Però di principali sono questi, dopo lui è quello che dovrebbe in caso anche adattarsi. Parentesi, se uno mi dice, ah, su Farming uso 99% il muletto e gli altri non li uso praticamente mai, la convenienza allora poi sarebbe dedicarsi a lui e vedere di sistemare i comandi comodi per lui. Però ripeto, secondo me la cosa intelligente è sistemare per i caricatori frontali, i telescopici e le gru, sistemare i comandi al meglio, come ognuno è comodo, e in più vi dirò come sistemarli come i comandi, diciamo, veri, quelli ISO proprio. Dopo, ripeto, ognuno è libero di fare ovviamente ciò che vuole. Come si parte? Si viene qua e si muove il mouse, si vede quali sono i movimenti, cosa succede in base a cosa, e quindi ci si fa un'idea. E dopo, sapendo che premendo il tasto sinistro, alzando, abbassando, cioè alzando, diciamo spostando in avanti e tirando indietro il mouse, vediamo che è il braccio che si alza e si abbassa, allora si va a ricercarlo. E quindi si può fare, diciamo, la parte al contrario e quindi dire: ok, solleva braccio anteriore, si cerca in questa lista qual è la mossa che abbiamo fatto col mouse, e difatti è questa. Poi anche JN si può anche controllare per sicurezza. Adesso sto premendo i tasti della tastiera JN. Una volta visto che sono questi due, si va ovviamente sul gamepad, alla stessa voce, solleva braccio anteriore, e infatti ho messo l'asse Y del joystick, quindi spingendo avanti abbasso il braccio, tirando indietro il joystick, alzo il braccio. Poi, ad esempio, estendi braccio anteriore, l'ho messo su il funghetto, su e giù, perché questo joystick ha appunto anche il funghetto, e quello in questo caso non serve a nulla in questo momento, però servirà per qualcos'altro sicuramente. Cosa sarà? Lo vediamo dopo. Poi, ad esempio, solleva strumento anteriore, abbassa strumento anteriore. I nomi sono fuorvianti, però siccome vedo che ho messo l'asse X a destra e a sinistra, è praticamente la penna. Facendo praticamente, tirando il joystick verso di me, dovrei chiuderla, spingendo il joystick in là, sempre più a destra, dovrei aprirla. E questo è il modo corretto che c'è appunto sulle pale, caricatrici, eccetera. Poi apri strumento anteriore. È sempre il funghetto, per capirci, del joystick sulla cima, destra e sinistra. Perché ho messo destra e sinistra? Perché apro e chiudo lo strumento che ha. Ecco perché vi consiglio di testare subito il caricatore frontale con qualche strumento che abbia almeno un movimento, per vedere che non vada in conflitto con altro. Questo praticamente è il primo passo da fare. Quindi, più che dirvi io ho messo questi, che ve l'ho anche detto, vi ho insegnato un attimo come ricercare. Poteva essere, tra virgolette, banale, si poteva anche capire come fare, però vi ho detto il mio metodo di analisi, insomma, della mod e dei vari comandi. E quindi arriviamo a testare anche se funziona il tutto su un telescopico, perché, come dire, ha in condivisione molti assi. Praticamente, una volta sistemati i caricatori frontali, dovreste ritrovarvelo già fatto e finito. Mancava però lo sfilo, che lo sfilo vi confermo in questo caso, perché dopo i test che avevo fatto, estendi braccio anteriore e ritira braccio anteriore, anche se siamo ovviamente sotto la vista caricatore frontale, è il funghetto che ho messo sul joystick, che vediamo benissimo essere destra e l'asse Y, oppure maiuscolo sinistro più J. Proviamo maiuscolo sinistro più J ed N, e vediamo che abbiamo la conferma. Quindi, una volta che sappiamo il comando, che con questa combo tipo di maiuscolo più J fa lo sfilo, è facile andare a ritroso. È questo che volevo insegnarvi: maiuscolo più J è questo, ok, estendi braccio anteriore, quindi vado qua, estendi braccio anteriore, ok, do il mio comando da joystick in pratica. E molto più interessante diventa il discorso bracci delle gru. Intanto estendiamo il tutto e vi faccio vedere, non in sé tanto gli assi, perché avete capito, perché se ad esempio io mi metto qua con Shift N, scopro che non è più lo sfilo come prima, ma è l'avambraccio, e quindi Shift J è sempre l'avambraccio ed ero da tastiera. Però lo stesso movimento che ora vedete lo sto facendo pian pianino, diciamo, attenzione a parte questi bug qua, i miei errori, lo sto facendo col joystick, la comodità del joystick, che potrebbe essere anche un funghetto
lunghetto del gamepad, non è detto che dovete essere obbligati ad avere un joystick, è che vedete, se io muovo praticamente, sposto di poco va poco, se muovo tanto va tanto, mentre con la tastiera per farlo andare poco non ci riuscite, perché una volta che premete il tasto è modalità 0-1, è come un interruttore, quindi la comodità dei funghetti barra joystick è proprio quella di poter, vedete, fare le cose millimetriche. Ma a parte questo, ripeto, qua è più per dirvi la comodità e essere in pari col resto, diciamo, del mondo delle macchine, è che praticamente il joystick di destra, tirandolo, dovrebbe fare questo movimento, spingendolo avanti, questo, perché abbassa il braccio, mentre quello di sinistra, i stessi movimenti, spingendolo avanti, butta fuori l'avambraccio, tirandolo indietro, lo ritira. Poi dovreste controllare che l'apertura e la chiusura delle pinze, benna, processore, quello che volete, sia apro, quindi il joystick di destra o il funghetto di destra lo spingo a destra, mentre PM verso di me, verso il corpo, quindi lo tiro verso di me per chiudere, è come chiudere la benna, che la benna intendo nei caricatori frontali, la chiudete per caricare. Mentre il joystick di sinistra è sempre dedicato alla rotazione, che sia una torretta, che sia il braccio, però è la rotazione. Ovviamente mi pare logico che spingo il joystick a sinistra, ruoto a sinistra, lo tiro verso di me a destra, ruoto a destra, quindi mi pare ovvio. E quindi una volta sistemato questo, voi capite, vabbè, manca lo sfilo, anche qua l'ho messo sul funghetto, e la rotazione della testa, anche qua l'ho messo sul funghetto, ma poi ognuno, poi ripeto, si setta i comandi come vuole. Io vi sto dicendo come fare e quali sarebbero quelli veri, poi, e il metodo di come scoprirli, poi ognuno, ripeto, è libero. Una volta, vi ricordo, riuscivo anche con un joystick solo, perché avevo un altro asse sul joystick, che è la rotazione su se stesso, sarebbe l'asse Z, perché è un joystick da Flight Simulator, per capirci. Riuscivo a far tutto con un joystick solo, però comunque era fatica. E negli anni, ripeto, ci ho messo, però li ho pareggiati, quindi ne ho preso un secondo, e adesso con due, insomma, si riesce ad andare via bene, a far più o meno quello che si vuole, oltre qualche malanno, lavorando così dall'esterno. Comunque andiamo a vedere la lista comandi per completezza anche delle gru, anche se, ripeto, vi ho già raccontato il tutto. Voi dovete fare, andare sotto la voce gru, andare a vedere cosa fanno i primi comandi, soprattutto che dopo ce ne sono ben tanti altri, però vanno visti e capiti, perché magari è qualche azione in più di qualche gru, o magari tipo non c'è più lo Stepa, ma per capirci, lo Stepa che adesso è Kesla, o l'altro Anderson, i rimorchi per caricare la legna, quelli lì magari hanno il timone che si muove, è vero che è sotto un altro gruppo di controllo, però ha comunque un suo comando, e quindi bisognerebbe comunque controllare cosa fa. Ma ripeto, vediamo i primi, ci mettiamo in pari anche qua col discorso gru, e qua già vedete che c'è la separazione rispetto a prima, che vi ho detto, joystick di sinistra, quindi ruota gru a destra e ruota gru a sinistra, vedete che è sull'asse X correttamente. Alle volte attenzione, che però magari può essere che voi assegnate, a parte quando assegnate il primo, si assegna al secondo in automatico, è normale, però alle volte sto dicendo che uno è convinto che il più sia un verso e dopo scopre che l'altro, ma una volta che fate salva e fate esc, rimontate sul mezzo e muovete, vedete che è storto, vabbè, rientrate, li invertite uno con l'altro, poco male. Comunque, appunto, questa è la rotazione della gru o comunque della torretta, e già che siamo qua, è l'avambraccio, che è quella parte, quella che contiene praticamente lo sfilo, l'ultimo pezzo lungo di braccio, per capirci. Solleva braccio gru e abbassa braccio gru, è proprio il braccio, il principale, quello ancorato al telaio, per capirci, ecco. E estendi, ritrai, è la stessa cosa dello sfilo che abbiamo visto sopra con il discorso telescopici. Poi apri attrezzo, chiudi attrezzo, per me è aprire e chiudere la pinza, quindi è l'asse X del joystick, sempre ovviamente di destra. E poi ruota attrezzo gru a destra e ruota attrezzo gru a sinistra, vedete, è il funghetto che c'è sopra il joystick, e che lì potreste dare anche un tasto volendo, solo che è sempre il solito discorso, con l'asse c'è il movimento, con il pulsante di suo, proprio per definizione è 0-1, quindi se lo schiacciate non avete una regolazione fine, diciamo, del passo.
Gli altri, come vedete, devo ancora sistemarli, però ripeto e credo, ma anche questi, diciamo, vanno fatti secondo me quando si scoprono, non è obbligatorio sistemare tutto subito, perché magari dopo ognuno può cambiare anche e dire ma non mi trovo bene, quindi piuttosto quell'altro asse lì lo dedico a qualcos'altro. Però con questi, ripeto, abbiamo sistemato praticamente tutto. Resta da vedere il muletto, che vi ripeto è un po', come dire, un elemento a sé, perché una volta che avete fatto quelli lì, ve lo ritrovate fatto e finito. E vediamo come. Allora io tiro indietro come per alzare il braccio, il sollevatore, quello che volete, e mi sta bene, e abbasso. Tiro verso di me il joystick come per chiudere la benna e lo spingo in fuori, mi sta bene perché ha senso che qua tiro verso di me le cose e qua le spingo. Il discorso forche ho guardato di sistemarlo al meglio, solo che ad esempio per fare questa cosa laterale ho dovuto, tra virgolette, cedere e farmi andare bene che sia il funghetto che va su e va giù, mentre ho tenuto, che forse ha più senso, il discorso di allargare e stringere le forche col funghetto che va a destra e a sinistra. Ma ripeto, se io questo movimento qua lo volevo sul destra e sinistra del fungo, poi ci avrei perso sugli altri mezzi. Quindi forse, ripeto, ogni tanto bisogna anche fare qualche, come dire, accettare qualche compromesso. Parentesi. Va bene, i mezzi originali forse è difficile, però volendo, ma poi avreste problemi magari in multiplayer, eccetera, si potrebbe anche andare a toccare l'XML proprio di questo muletto e cambiargli le stringhe interne, che così poi a ritroso qua vi ritrovate che va a leggere altri comandi dalle impostazioni comandi. Però è un po' esagerata la cosa, quindi ripeto, io sistemerei nell'ordine questi mezzi qua, caricatori frontali e telescopici e le gru. E avete già fatto il 90 e passa del percento del lavoro. Poi gli altri mezzi un po' strani, diciamo che si adattano e ci dobbiamo adattare noi. Altrimenti ricordo sempre, se uno invece la sua passione è guidare muletti dalla mattina alla sera, vabbè, allora cercherà di impostare, ripeto, i comandi come vuole, più comodi possibili sul muletto stesso, ma sono cose che dovete ovviamente scegliere voi. E anche in questo caso il tutorial ovviamente non è definitivo, perché può cambiare magari con qualche fix. Io ve l'ho portato velocemente per aiutarvi ad arrivare velocemente ad un punto, diciamo, più che buono per godersi il gioco e sistemare gli assi, eccetera. Ripeto, può cambiare con un fix, può succedere altro nel frattempo, non è per definizione un tutorial definitivo, quindi se un giorno dovesse succedere qualcosa che cambierà molto la situazione, non è un problema, farò anche un secondo tutorial. Ripeto, più che dirvi ogni tasto, ogni voce cos'era che diventava lunghissimo, io vi ho spiegato più che altro il procedimento come fare e ok, sì, vi ho dato l'esempio di come ho impostato i miei, però ripeto, deve essere una cosa un po' dinamica, dovete capire l'idea è poi ovviamente sistemarla voi, perché magari avete altre esigenze, altri joystick, eccetera. E prima di concludere il video, ovviamente qua vi lascio, diciamo a fine video proprio, la parte importante dell'input binding, quindi vi parlo un attimo di quel file XML, che è quello in cui vengono scritti i comandi che assegnate, quindi è la vostra, non so come dirlo, la vostra carta importante per la carta d'identità qua di ogni mezzo di come deve muoversi, diciamo. Lascio due note su quello e due note appunto sul discorso comandi, perché magari a forza di parlare non si sono capiti, magari a video è meglio, e vengono praticamente dal precedente video che ho fatto sul 19, appunto di come assegnare i vari joystick. Quindi vi ripeto, il video in realtà non finisce qui, c'è ancora una parte in più interessante come appendice. Ed eccoci qua, cari amici, sul discorso del file inputbinding.xml. Non dovete far nulla, non dovete toccare nulla. Questo è un file che si trova sempre in documenti, My Games Farming Simulator 2022, lo trovate già lì, è inputbinding.xml. L'unica cosa
che vi dico per voi importante da fare è, una volta che avete segnato i vostri tasti, che siete contenti e felici, lo prendete, lo copiate, lo salvate da qualche parte in documenti, sul desktop, su una chiavetta, lo mettete in cassaforte, fate quello che volete. Ve lo dico perché se arriva un update, può anche non succedere, però capita. Se arriva un update, potrebbe essere che ve lo azzera e ve lo mette praticamente come di default. Quindi, magari siete stati lì 2 ore a sistemare tutti i comandi, gli assi, e poi vi ritrovate con un pugno di mosche. Quindi fidatevi del Nico, copiate quel file e salvatelo da una parte, che al massimo entrate e trovate tutto come in partenza. Non c'è nulla da preoccuparsi, prendete il vostro file, lo copiate qua dentro, vi dice sostituisci, sì, e proseguite con il vostro che era fissato e sicuro. Quindi questa era una cosa ovviamente da dirvi. L'ultima scheda che volevo lasciarvi appunto era per completezza farvi vedere i due joystick vista dall'alto, destra e sinistra, cosa vanno a fare praticamente. Se non si fosse capito e non fosse stato chiaro il discorso braccio, benna, apro, chiudo, alzo, abbasso, per la parte destra, per la parte sinistra avambraccio, butto in avanti, tiro indietro, ruoto, eccetera. Qua ecco una piccola, piccolissima guida che vi conferma tutto ciò praticamente. E che anche se si tratta di una scheda per escavatori, la parte di destra potete tenerla e mutuarla e farla vostra anche per discorso caricatori frontali, perché è praticamente la stessa cosa. E come ultima nota da sapere in impostazioni generali, alla voce comandi facili braccio mettete no. Se giocate con joystick e avete sistemato ogni singolo movimento con un asse, un pulsante, quello che volete, mettete no. Altrimenti, forse se uno usa solo ed esclusivamente il mouse, magari può anche essere aiutato. Se no, ripeto, altrimenti lasciate o comunque mettete no. Poi vabbè, l'altra cosa da controllare, oltre alla traduzione che è da Farming 17 che è rimasto do braccio, ma pazienza. Lasciate pure al 100 o comunque se avete bisogno di movimentazioni, diciamo, più rapide, questo è il parametro da toccare. Ed il video ora è davvero finito e sono qua solo per dirvi grazie, salutarvi e ovviamente dirvi fei bravi. Ciao a tutti ragazzi!